Salve a tutti. Allora, salve a tutti. Allora, volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta molte volte da parecchia gente, soprattutto nei messaggi, anche su Twitter, e cioè consigliare dei libri per incominciare lo studio della cultura norrena o comunque della mitologia. Allora, parto dal presupposto che io non sono né un'esperta né una studiosa né null'altro, sono un'autodidatta per lo più, e inoltre questo video è stato fatto anche da un'altra ragazza, infatti non voglio né copiarla né nulla, da Federica Skyler, e lascerò il link sotto al video. E quindi niente, volevo semplicemente consigliarvi dei libri in modo che ogni volta che mi viene rifatta questa domanda io posso direttamente rimandare a questo video. Sarà un video breve perché non mi metto di certo a spiegare cosa c'è nei libri, lo vedrete da voi, e questo ovviamente è soltanto un consiglio, non detto legge io. Comunque, i primi due libri che io consiglio sono allora, Ledda Poetica, che è questa qua, e Ledda in prosa. Le mie due edizioni sono in inglese. Ledda in prosa in realtà è più un manuale di arte scaldica, quindi per gli scaldi, e soltanto in un secondo momento è un trattato mitologico, diciamo, però comunque parla di divinità, di miti e queste cose qua. Il libro è diviso in quattro parti che non vi leggerò perché ovviamente io non sono pratica di pronuncia né norrena né islandese né qualunque altra, nemmeno quella ricostruita. Però, per esempio, Ledda in prosa, che è scritta da Snorri Sturluson, è divisa in quattro e la prima parte è un prologo, poi ci sta l'inganno di Gylfi, il discorso sull'arte scaldica e la quarta parte invece è il catalogo dei metri. Mentre per quanto riguarda l'Edda poetica, qui troviamo la maggior parte dei miti che noi conosciamo. Per esempio, il primo mito è quello della Voluspa. Non lo so, comunque la profezia della veggente, oppure troviamo l'Avamal, il Locasenna. Quindi questi due libri sono quelli che io consiglio in primis di leggere perché sono alla base, sono le fonti principali più antiche che noi abbiamo della mitologia nordica. Poi il terzo libro che consiglio è questo di Gianna Chiesa Esnardi, che è I miti nordici. È un bel libro, bello corposo e tratta di parecchie cose, nel senso che fa un excursus molto ampio su parecchie. Su parecchie, come si dice? Su parecchi temi, dai quali poi ovviamente secondo me conviene partire, però poi approfondire perché secondo me non basta. È un libro fantastico perché qui dentro veramente c'è di tutto, è una Bibbia, però secondo me poi bisogna approfondire questi temi. Il libro è ben strutturato, ogni tanto usa un linguaggio un po' altezzoso, però nulla di incomprensibile. L'unica pecca di questo libro che a me non è piaciuto affatto è che le note invece di essere a piè pagina, diciamo, sono alla fine di ogni capitoletto, diciamo, sottocapitolo, sottocategoria. Il libro è diviso in varie parti, ovviamente. Allora, nella prima parte troviamo tutti i miti, quindi ci sta tutta la cosmologia, le guerre divine, i doni degli dei, comunque tutta la parte mitologica viene spiegata. Poi troviamo la seconda parte che è quella degli dei, quindi vengono spiegati gli dei, prima gli Esir, poi ci sono i Vanir, e poi le divinità minori, insieme agli esseri sovrannaturali, gli spiriti, tutte queste cose qua. Poi troviamo gli eroi, i fabbri e i re, i simboli. È un libro che secondo me va letto e costa un pochino, sta sui 30 euro,
Però in Amazon lo beccate sempre con lo sconto, mi pare che io lo pagai 25. Quindi se avete la possibilità subito dopo le due Edda, vi consiglio di comprare questo libro perché poi da qui potete interessarvi di vari argomenti, potete trovare spunto per andare a cercarvi qualcosa che vi interessa magari, non soltanto, non solo per il culto ovviamente, ma anche per se semplicemente siete interessati alla mitologia nordica. E un libro che è simile a questo, cioè simile più o meno, però che non è un libro storico, non è una saga, non è l'Edda, è questo qua, Gli dei vichinghi, religioni e miti di un popolo guerriero. Anche questo è un bel libro, è di Turvil Petr. Comunque questo libro anche è abbastanza copioso, i termini che usa non sempre sono proprio terra-terra. E il libro in realtà finisce più o meno qui perché tutta questa parte qua sono di foto che sono molto interessanti, quindi non è niente di che. Vi leggo anche di questo. Mi dice che Il primo capitolo sono le fonti, poi parla di alcune divinità. Questa, per esempio, è una cosa che è un po' non mi è piaciuta perché parla soltanto di alcune divinità che ovviamente sono considerate le maggiori, però sappiamo che comunque la Scandinavia è molto vasta, quindi ovviamente ognuno aveva il suo, tra virgolette, Dio principale o cose del genere, come per esempio per i cristiani santi, in ogni paesino c'è il proprio santo, il proprio martire, queste cose qua. La stessa cosa avveniva ovviamente in Scandinavia, ma anche stesso tra i romani o tra i greci, perché ogni città aveva la propria divinità protettrice, e così ovviamente era anche in Scandinavia. quindi questo piccolo excursus soltanto su poche divinità all'inizio per me è un po' riduttivo. Comunque le divinità in questione sono Odino, Thor, Balder, Loki e Heimdall. Poi c'è un piccolo excursus sui Vanir, sulle divinità minori. Poi troviamo la regalità divina, gli eroi divini, gli spiriti custodi, tempi e oggetti di culto, sacrifici, gli Atei, la morte, l'inizio del mondo e la sua fine. Quindi diciamo che questo libro e quello della Isnardi hanno più o meno una stessa scia, però lo trattano in modo diverso e secondo me vanno letti entrambi. Io per il resto non mi sento di consigliare altri libri che non siano a stampo mitologico o storico, perché per la maggior parte sono libri sulle divinità e libri devozionali. Sono delle esperienze personali di chi ha scritto il libro e quindi sono delle testimonianze più che fatti reali. Quindi, quando una persona si approccia ad un qualunque culto, penso che non debba essere influenzata, ecco, secondo me. Quindi, meglio partire da una base solida, quindi mitologica e magari anche culturale. E questi sono i due libri che però io consiglio di leggere e come dicevo non voglio consigliarne altri che sono in realtà soltanto esperienze personali perché credo che l'esperienza personale sia privata e che ognuno debba farsi la sua senza essere condizionato da altri. Poi l'altro libro che io consiglio, che in realtà io mi fermerei già a questi quattro, però vorrei consigliare questo qua perché è sempre un altro bel mattoncino, purtroppo anche questo è in inglese, non l'ho nemmeno cercata la versione in italiano, non so se esista o meno, però questo libro che è Heimskringla, che ovviamente non pronuncerò bene, ma questo è, che praticamente è la vita dei re norreni, io lo consiglio perché all'interno sono contenute parecchie saghe. Nel senso che in questo librone ve ne ritrovate tante, invece di comprare le singole. Per esempio parte con la Ingling. Lo leggo che è meglio perché sennò mi si attorciglia la lingua con. La Inglinga, con la saga di Ingling, è sempre di Snorri come Edda in prosa. E, però all'interno vi trovate parecchie saghe e quindi in un sol colpo, diciamo, vi comprate parecchie saghe. Per quanto riguarda la mitologia no, e il culto norreno, non esistono manuali, quindi bisogna estrapolare tutto da cosa? Dai vecchi scritti.
come per esempio l'Edda poetica e l'Edda in prosa, che sono, diciamo, gli scritti più antichi che abbiamo, e ovviamente anche questi si ispirano a scritti ancora precedenti, da fonti ancora precedenti alla composizione di Edda in prosa e dell'Edda poetica. Dobbiamo studiare per forza da saghe e dall'Edda, perché non abbiamo altro che ci possa dire, per esempio. Esempio, lo stesso periodo dei Blot, a meno che uno non legga le saghe, non sa quand'è. E io sono dell'idea che bisogna farsi un po' di gavetta, nel senso che io posso benissimamente dirvi e mandarvi, ok, vedi che i Blot sono in questo periodo, in questo periodo, in questo periodo, secondo la saga questa, questa, questa e questa. Però io vorrei che ci fosse anche uno studio dietro da parte della persona, perché io mi sono fatta, diciamo, un po' di gavetta, me le sono studiate, me le sono lette, mi sono estrapolata queste informazioni da sola. Quindi vorrei che ci fosse questa consapevolezza di lavoro anche per gli altri, soprattutto per i nuovi per i nuovi ragazzi che si approcciano a questo culto. Io non voglio spaventare nessuno, però tutto ciò che si trova nei blog, sì, ok, leggerli, però ci deve stare uno studio dietro, non basta, a mio avviso. Poi ognuno fa quello che vuole, non mi interessa ovviamente, ognuno è libero di praticare come vuole, cosa vuole. L'unica cosa che a me mi dà fastidio è la cattiva informazione, e penso che su internet ce ne sia tanta, quindi è sempre meglio controllare per se stessi. Mi Mi rendo conto che questi libri costano e ovviamente non sono libri che si possono comprare una volta sola, però almeno comprare le due Edda, che sono veramente alla base, senza le quali secondo me è proprio inutile l'approccio con i bloghini, altrimenti secondo me è una spesa che si può fare. Alla fine sono libri che costano una decina di euro, magari per un compleanno o non lo so, per Natale si possono spendere 10 euro, si possono far regalare da mamma, papà o dal fidanzato, veramente. Ma anche volendo mettere 1 euro da parte una volta al mese, cioè ve lo comprate, a parte che esistono anche le versioni in PDF ovviamente delle Edda, ma anche di alcuni libri, oddio, di quella delle Snardi e di Turbil, non credo che esistano in PDF, però della Ynglinga sicuramente esistono, di molte saghe in realtà esistono, perché io ovviamente non ho tutte le saghe comprate cartacee, perché anche io sono una poveraccia. Però, insomma, preferisco leggermi la saga e poi magari andare a leggere un bloghino, perché ovviamente è più facile, anche io molto spesso mi dimentico i nomi o cose, o è normale, non è che siamo enciclopedie viventi, purtroppo la nostra testa è quel che è. E ovviamente mi scordo anche io, quindi magari su internet cerco una parola chiave, un qualcosa che mi faccia ricordare ciò che ho letto, che ho studiato. Però secondo me questo studio di base deve esserci, perché secondo me non basta leggere la definizione, come per esempio per le rune sul blog di turno, e dire: ah, ok, non lo so, la runa random serve per fare A, B e C, e basta. Non è così, è brutto così minimizzare le cose quando in realtà dietro c'è tutto un percorso che vale la pena fare. È difficile, non dico che non sia difficile, ma vale la pena fare, soprattutto se uno vuole intraprendere questa cosa come culto personale. E il culto personale deve accrescere la persona, quindi siamo i primi che non devono prendersi in giro, perché se si prende in giro anche con il culto personale, beh, non è proprio il massimo. Comunque, io come sempre parlo troppo, dovete sapere che io sono molto logorreica, e se comincio a parlare non la finisco più, e mi fermo. Comunque, dopo l'Heimskringla di Snorri, l'altra saga che vi consiglio di leggere, ma come vi consiglio di leggere qualunque altra saga, però ve la faccio vedere perché questa è una di quelle che io ho cartacee, però hanno in inglese, però. Questa è la saga dei Volsunghi, che secondo me va letta, perché a parte che è una delle più conosciute, comunque va letta secondo me, come tutte le saghe, lo direi per tutte le saghe ovviamente. Io vi consiglio di leggerli perché sono interessanti, e questo. Comunque non vi voglio consigliare null'altro, però questi sì. E se avete domande, dubbi, mi volete, non lo so, dire che ho detto tante cagate, va bene. Comunque, lo so, guardo qua quando dovrei guardare là e mi dispiace, ma non faccio video, non sono pratica. Però, come sempre, se avete dubbi, perplessità, domande, qualunque cosa, scrivetemelo e se posso, se so, vi aiuto, vi consiglio, non lo so, qualunque cosa. O se semplicemente volete fare un saluto. E
Come detto prima, vi lascio il link sotto di Skyler che ha fatto un video simile e veramente non me ne voglia, io non volevo copiarla né nulla, volevo semplicemente fare questo video per le tante domande che mi arrivano e rimandarlo direttamente qui in questo modo alla mia risposta. E niente, questo. Ciao. Mia Francia, sì, sono orribile. C'è un effetto sul video perché che mi fa i capelli verdi per di più. Però vabbè, accontentatevi, ragazzi. Cioè, voglio dire, non sono una youtuber esperta.